L'incontro con Sansevero Benecomune nella sala consigliare Luigi Allegato. Temi su rigenerazione urbana, problemi legati alla sanità, nuove tecnologie, ma anche connessioni con il PD e prossime e future e probabili candidature per la prossima amministrazione comunale. Perché insomma noi con questa conferenza stampa ci aspettiamo di ricevere un po' di domande per poter
scelta civica, un partito sicuramente non di centro-sinistra, sia seduto a questo tavolo o comunque partecipi a questi tavoli. Ecco, forse questa è la dimostrazione pratica che anche persone che comunque hanno ideali diversi, in realtà per la prospettiva del bene comune, si possono sedere assieme e discutere. Sulla base di questo principio, noi abbiamo studiato questo programma, questa linea guida, che dovrebbe essere, secondo me, più o meno, voglio dire, tutti i partiti che sia vicenderanno alle prossime competizioni elettorali, dovrebbero seguire, avere un'idea del genere, perché comunque si sta cercando di fare qualcosa che prima non è mai stato fatto, qualcuno ci ha provato e non ci è riuscito per i numeri troppo esigui. Noi qui siamo 6 partiti, dobbiamo allargarci, vogliamo allargarci assieme ad altri che comunque condividono le nostre stesse idee. Il documento è stato firmato con la netta intenzione di volerlo seguire alla lettera, quindi nessuno di noi ha l'intenzione di fare un passo indietro su nessun punto di quel documento. Questo vale dal primo all'ultimo punto. Nello specifico vale per tutti coloro che fino ad oggi sono stati in maggioranza, anche per quelli che si stanno avvicendando o che da 20 giorni hanno ritrovato la luce e quindi domani faranno anche in questa sede, se non sbaglio, una conferenza stampa, per spiegare tutto un tratto i loro motivi che li hanno portati al di fuori della maggioranza, mi dispiace, ma per quello che ci riguarda, senza giochi politici, potrebbe sembrare anche abbastanza. Però senza giochi politici diciamo che con noi sicuramente non potranno stare, troveranno altri partiti che li accoglieranno, buon per loro. Ovviamente a questo si aggiunge l'altro punto che è un punto cardine, è che purtroppo, lo dico nel rispetto delle persone che comunque da questo documento non vengono escluse, diciamo nel rispetto delle persone a cui chiediamo di fare un passo indietro, per provare il cambiamento, ahimè, bisogna provare a cambiare persone. Abbiamo capito che il cambiamento parlato e chiacchierato dalle persone che fino ad oggi sono state qui, tra questi banchi o al di fuori, perché comunque sono nell'agone politico da ormai una vita e da sempre parlano di cambiamento, lo urlano, però poi in realtà i fatti ci dicono che non è così. Noi stiamo chiedendo a queste persone non di mettersi da parte ma di mettersi di fianco a noi, perché noi abbiamo bisogno della loro esperienza politica, abbiamo bisogno comunque anche purtroppo o per fortuna della loro presenza fianco a noi, che dal loro punto di vista potrebbe sembrare che vogliamo metterli da parte, ma non è così. Sono proprio loro stessi che dovrebbero essere contenti di ciò che stiamo andando a fare, perché evidentemente c'è qualcosa che si muove, che al di là dei classici schieramenti politici. C'è chi una volta ormai lo ha fatto, lo sapete tutti, ha fatto un passo indietro, ha dichiarato la sua indisponibilità a qualsiasi tipo di candidatura amministrativa. Speriamo che anche altri lo facciano. E da qui vogliamo partire nelle discussioni con qualsiasi tipo di schieramento. L'importante è che si seguano questi punti. Grazie. Grazie.
sono delle cause di rimorso. Non lo vedo tra i singoli del documento, però ci sono delle trattative in corso insieme al Partito Democratico e questa aggregazione dei partiti. Ci sono molte cose, visto che il consigliere Marina ha dichiarato che non è stato verificato la situazione di candidarsi sindaco e quindi mi sembra un po' strano quando si è detto tra le trattative quando sembra che la nazione sia già decisa. Principale della conferenza stampa e non abbiamo difficoltà a rispondere, nel senso che noi, così come anche altri in altri luoghi hanno espresso, siamo per il centro-sinistra allargato. Quando parliamo di centro-sinistra allargato ci riferiamo dalla Fondazione Comunista a Scelta Civica, quindi tutti compresi. Eventualmente il documento che noi abbiamo fatto, Sanzerio Bene Comune, vuole porre dei paletti, delle opzioni per il quale è possibile costruire il centro-sinistra unito. E quindi questi paletti, anche se qualcuno lo vuole leggere come paletti contro qualcuno, non è così, perché il documento pone delle necessità politiche che tutto il centro-sinistra deve saper rispondere. Quando dalla società viene avanti il problema del cambiamento, esprimere in tutti i suoi sensi, cioè non può essere il cambiamento, non so, a secondo delle occasioni, togliamo un marino e mettiamo un altro marino, il cambiamento è generale. Due, diciamo, ecco, anche un problema di discontinuità, cioè se noi abbiamo alcune condizioni è perché si vuole determinare una certa discontinuità. Il rappresentante Lino Albanese per Scelta Civica, ma è qui, siamo tutti qui presenti per sostenere questo documento, diceva che c'è bisogno, diciamo, ecco, anche di un rinnovamento della classe dirigente in senso lato, non solo politico ma anche amministrativa, e allora eventualmente alcuni metodi che fino adesso sono stati utilizzati devono porre fine. Quindi in questo senso la politica ha bisogno. La politica ha bisogno di fare le sue scelte. Allora noi vorremmo che alla fine di questo percorso, che spero si debba concludere entro tempi brevi, si possa arrivare anche all'individuazione di due, tre, quattro persone che rappresentano questo cambiamento, che rappresentano, diciamo, la novità, la discontinuità con il passato, che eviti gli ingiugi, diciamo, racchiusi in poche stanze. E riteniamo, ecco, che questo tipo di metodo possa arrivare e favorire il centro-sinistra alla vittoria del governo della città. In questo senso, allora, invitiamo il Partito Democratico a fare anche una riflessione, non necessariamente, dicevo, a fare una riflessione, perché non è detto, ecco, che il governo della città è, diciamo, demandato ad alcuni. Alcuni devono avere la forza e il coraggio di guidare un processo di rinnovamento. Il rinnovamento non si fa sempre con gli stessi uomini, in ogni occasione, in tutte le situazioni, in tutti i luoghi. Queste persone, se vogliono veramente il bene comune, e noi crediamo nel bene comune di San Sereno, devono aiutare anche a favorire questo processo. Forse la voce che fa saltare il microfono, sicuramente mi faccio sentire anche. Quindi ci sono forze all'interno del Partito Democratico che questo processo l'hanno iniziato a fare. Da lungo tempo questo processo è andato avanti, va avanti, qualcuno eventualmente si deve assumere anche l'onere, non solo di autocandidarsi, ma si deve assumere l'onere di favorire questo processo. E credo che, diciamo, ecco, su questo una riflessione da parte di qualcuno deve venire avanti e noi lo ringrazieremo per questo tipo di obiettivo che dobbiamo percorrere assieme. Questo punto che lui ha inserito tra i principi
immagine, cioè, in un certo senso, essere l'apparecchio a quello che è quello che presentiamo all'interno della realtà, perché le persone, quando noi giriamo le persone che ci avvicinano, le persone che ci sentono, ci vedono tutti quanti sempre la stessa cosa, vogliono che ci sia un cambiamento, oltre che nei nomi, proprio sul funzionamento. Noi lo abbiamo detto, questo continuo migrare a destra, a sinistra, a centro, è una cosa deleteria che ha portato Sanremo purtroppo nelle condizioni di Cuba e quindi deve finire. Noi abbiamo ricevuto questo messaggio, abbiamo fatto nostro, che la funzione dei partiti alla fine, se non consiste in quella di recepire quelle che sono le richieste dei cittadini, cioè veramente vanno a morire. I partiti, questa è la funzione che ci hanno, sono nati per questo motivo e noi vogliamo che i partiti riprendano quello che è il proprio ruolo, cioè intercettare le richieste dei cittadini, saperle fare proprie e poi saperle sviluppare nel modo giusto, dando quelle che sono le risposte che la gente pure effettivamente. Può sembrare una cosa utopica, può sembrare un demagogico, però noi siamo animati veramente da questa volontà. Quindi, per dire, noi ci teniamo, siamo convinti che alla fine con PD riusciremo a raggiungere il modo giusto per poter fare la cosa giusta. Perché il PD sicuramente non è lui, insomma, ci viene al piede di San Zerio, al piede di San Zerio. E per realizzare questo progetto sicuramente il suo contributo sarà giusto. Su questo punto hanno sempre posto un momento tombale. Loro ci hanno sempre
via. San Severo Pinto. Solo una battuta, ma penso che tutti dobbiamo riflettere eventualmente sulle conseguenze per cui eventualmente non si arriva ad un processo unitario fino alla fine. Nel senso che noi lavoriamo e siamo disposti a discutere di tutto, ma la necessità del cambiamento, la necessità della discontinuità, la necessità di affrontare i problemi in modo trasparente, penso che questi siano problemi, obiettivi che deve avere anche il Partito Democratico. Eventualmente, se vuole l'unità, deve fare anche qualche sacrificio. Noi abbiamo fatti tanti, innanzitutto da me e da tanti altri si sono messi da parte, eventualmente il PD deve fare qualche altro sacrificio. Signorina,
che è già, secondo me, abbastanza. Un certo si sta allargando. Io non credo che chi ha governato fino a ieri e oggi quando le tue in avanti non si può, non può entrare in questo documento. Anche perché, in questa alleanza, anche perché noi ci siamo alleati, noi abbiamo fatto questa alleanza solo per lo scopo di sanzionare il bene comune e il diritto è quello, sarà quello che ci unisce. Tutti sanno, le fondazioni del governo nazionale. Gracias.
si tengono in considerazione dei servizi che questo ospedale offre. E se non tiene la cucina, se non possiede materialmente la cucina come servizio, potrebbe essere un fattore negativo che potrebbe portare alla chiusura dell'ospedale. Allora questa condizione, praticamente, ahimè, potrebbe fare qualcosa, cosa potrebbe fare per scolare questa chiusura? Grazie. Il problema della cucina, il problema del declassamento della sanità sangherese c'è, è vero, e non c'è la luce. C'è un declassamento. Qualcuno faceva notare che non è vero che l'emodinamica sta decollando, oppure qualche altro problema. L'emodinamica attualmente manca di un medico che fa l'emodinamica, io non sto dentro, cioè ho dei compagni che ci lavorano e hanno dei problemi di emodinamica. Il dottore è stato la mattina alle 8 alle 2. Gli altri 16 ore è scoperto. Il problema della cucina è stato sollevato da noi e dal sindacato del Stepino. La cucina è stata fatta una perizia da ingegneri, dove hanno chiesto che lo stabile da 3 colonne addirittura poteva cedere. Noi abbiamo chiesto perché hanno fatto delle ristrutturazioni 3 anni fa e non hanno constatato questo stabile da 3 colonne. E come mai c'è questa cucina si deve trasferire a Lucina? Lucina già porta i pasti a Cerignola e ha già difficoltà perché la cucina di Lucina è la metà di quella di San Severino, ha difficoltà già a portare i pasti a Cerignola. Quindi non è solo San Severino che dovevano spostarsi, ma da Lucina si devono portare i pasti San Marco, Torre Maggiore e San Severino, ben oltre 200 pasti in più al giorno. E c'era una forte carenza, anche sollevata da chi ci lavora nella cucina. La cucina è in mano alla Sodexo, azienda appaltatrice francese, se non mi sbaglio. La proposta che faccio io, c'è una proposta, si può fare, questa procedura può fare una proposta, è quella di individuare dei locali, perché se è questo il problema, di individuare dei locali dove il comune ha abbandonato, cioè ha il comune ha dei locali abbandonati e può dare riferimento, può far portare la cucina in questi locali dove il comune c'è cioè, qualche fa gestire, e tanto meno anche l'Inps e proprio questo declassamento della stazione ferroviaria che oramai vediamo poi di sprecciare e questo deve capire più i cittadini, perché i cittadini si devono spostare. Io per esempio sono andato a Milano con un prendere il treno a Termoli, non è che è normale una vita del genere. Sì, io volevo ritornare un
alla crisi, sicuramente noi nel rispetto del documento saremo aperti anche a questa soluzione. Avete già un vostro rappresentante? No, no, no. Altri? No, nessun altro. Buonasera, Maria Belmonte, Partito Democratico. Niente fare vedere che con molti assessori ci prendono per sinciare. Per cortesia, giusto per curiosità mia e perché professionalmente sono abituata per lavoro a spaccare il cuore di conto. Il punto 2 dice: riteniamo che chi ha responsabilità politiche che scadono dopo l'appuntamento elettorale debba svolgere il primo incontro alla propria funzione nel rispetto del mandato elettorale. E questo è stato, diciamo, il punto che ha scatenato il caso Stella, da parlare Marino, si è sentito tirato direttamente in mano. D'accordo. Io invece vorrei fare una domanda sul punto 1, vorrei chiedere, avete sentito una specificazione, io ho trovato, diciamo, molto aderente a quello che onestamente penso, alcune delle cose che ha detto il Normanese, e quindi il fatto che San Siro Bene Comune come progetto abbia tra i suoi fini prioritari quello di porre fine alla politica. Ora io però vorrei chiedere, se è sicuramente un politico di professione, un consigliere regionale che esercita il suo mandato da 3 legislature, che cosa altro significa per voi politica di professione? E mi spiego meglio, per voi è un politico di professione anche chi, pur non essendo arrivato al consiglio regionale, magari sta in consiglio comunale da 3 legislature, 4, 5, non importa se in maggioranza o all'opposizione, anche perché poi ci sono state delle alternanze, quindi anche la sede che ci sta da 20 anni magari è stato sia in maggioranza che in opposizione. Grazie. Sempre per la coerenza di chi parlavo prima, voglio dire, la legge, che non è la nostra legge, ma è, diciamo, una regola del consenso, è quella del fuoco. Se un consigliere comunale, a parte che mi sai che quelli comunque sarebbero interessati, che sono nella nostra coalizione, si sono già dichiarati che comunque non sono interessati alla carica di candidato sindaco o comunque eventuali primari, ma nel caso in cui qualcuno dei nostri volesse o ambisca questo tipo di candidatura, deve far altro, non deve far altro che allo stesso livello del consigliere regionale, allo stesso livello del segretario cittadino, di mettersi dalla propria carica e gareggiare, competere assieme alla propria competizione. Questo fa sì che comunque le posizioni siano uguali per tutti, almeno quelle di partenza, perché è vero che comunque un consigliere regionale, è vero che comunque se ne parte, ha più affinito, più sciacquo politico rispetto a un semplice segretario di partito. Posto questo, chiunque è interessato alla cosa, tranquillamente farsi avanti, però senza avere il grado appunto. No, però mi ha risposto solo in parte, però io volevo che lei mi spiegasse cosa intende chi in questo progetto bene comune ha in qualche modo funzione decisionale per politica di professione. Rispondo io, no, ma riesco a fare anche noi. Della politica intendiamo quello, cioè chiariamo, non intendiamo il personale.
politici professionisti nel lavoro che lo fanno per stare sempre in apice, per stare sempre in maggioranza, saltando da una parte e dall'altra. Questo è quanto. Era un po' equivoco, diciamo, il messaggio. Io arrivo in apice, però non è quello l'interpretazione. Altri che vogliono fare domande? Devi dire qualcosa? Sotto tutti gli aspetti e si continua un tram che non ha dato prospettiva a San Zero.
poi anche la possibilità ho di crescere. Detto che va bene, ho iniziato per dire va bene a sottolineare questi aspetti, insieme a questi vanno aggiunti gli altri aspetti. Voglio solo, quindi è doveroso, io credo che da domani diciamo la coalizione di San Severo per il comune faccia già di suo il problema della cucina. Quindi io chiedo anche a San Severo comune, perché nel bene comune c'è il bene di tutta la cittadinanza di San Severo, anche della cucina. Il problema della cucina è un problema grave. Chiudere la cucina significa portare veramente decentrati servizi altrove. Quindi da domani chiedo diciamo, di intervenire con un comitato stampa sul problema cucina. Grazie. Ringraziamo anche gli organi di stampa, alla prossima volta, arrivederci.